perché dopo la prestazione di oggi abbiamo deciso col Presidente, ci siamo sentiti brevemente e abbiamo ritenuto opportuno sospendere tutti i permessi concessi ai giocatori e presentarci come società per chiedere scusa prima di tutto ai tifosi per una prestazione che, scusatemi ma uso un termine forte, indegna. Quindi chiediamo scusa ai tifosi, era una partita che non dovevamo sbagliare, purtroppo l'abbiamo sbagliata, non parlo tecnicamente o tatticamente, ma l'abbiamo sbagliata come atteggiamento, ed è la cosa più grave. E quindi abbiamo deciso di metterci la faccia come società, chiedere scusa ed evitare commenti tecnici, tattici, e semplicemente prendere coscienza del momento e chiedere, ripeto, scusa ai nostri tifosi. Assolutamente. Assolutamente no. In questo momento quello che ci premeva era, ripeto, mettere la faccia e scusarci per la prestazione di oggi e poi sicuramente con calma, con lucidità, più tardi o nella giornata di domani analizzeremo il momento, che è sicuramente grave. Però ad oggi lo analizzeremo con il mister Cioffi, che è il nostro allenatore, per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e perché non ha funzionato. Segnali? No, ovviamente, ripeto, la partita è stata talmente brutta che credo che anche chi è a contatto tutti i giorni con la squadra facesse fatica ad immaginarsi una prestazione di questo tipo, anche perché chi lavora sul campo tutti i giorni non è assolutamente uno sprovveduto. Se avesse avuto sentore di un tale spettacolo avrebbe preso idonei provvedimenti per evitare quello che è successo. Assolutamente no, nel senso non pensate di assolutamente. In questo momento pensiamo a tutto, in questo momento pensiamo a tutto, perché il momento non dico che è drammatico, ma quasi. Oggi era una partita che dovevamo vincere, e non lo abbiamo fatto, e abbiamo perso uno scontro diretto, abbiamo perso in casa nuovamente, visto che, diciamo così, avevamo creato una sorta di, chiamiamolo, fortino in casa, e invece tolta la Vispesero le ultime, abbiamo perso con la Fermana, abbiamo perso con la Vecchia, abbiamo perso oggi, quindi il momento ci, ovviamente ci impone delle riflessioni a 360 gradi, però ripeto, in questo momento non abbiamo avuto il tempo di analizzarle e sicuramente siamo obbligati a farlo, ma in questo momento quello che ci premeva era venire a chiedere scusa per la prestazione. Giorgio Screpis l'ho incrociato nel corridoio degli spogliatoi, però, ripeto, parlando al volo col Presidente, mi ha detto vai tu, anche assieme a Sergio, e abbiamo detto andiamo noi come società, e è inutile mandare, diciamo così, figure tecniche a parlare dell'aspetto tecnico della partita. Domani i ragazzi sono a disposizione, poi in accordo con la società, con i direttori e con lo staff tecnico valuteremo se allenarci, però comunque sono a disposizione della società. Assolutamente. Non è un silenzio stampa, è un voler mettere la faccia della società in occasione di questa partita andata male. Però da domani nessuno dice che il mister piuttosto che i direttori o i giocatori sono a disposizione. Semplicemente abbiamo ritenuto opportuno che in un post gara di questo tipo non ci fossero interviste di giocatori e dello staff tecnico, insomma, ecco. Tutto può succedere di venire. Assolutamente.